Benvenuti a tutti amici di Striscia. Oggi siamo qui a Catania per prendere a fucilate chi vende la droga ai nostri giovani. Sì, esatto, questo video non ha intro. Like, commento, condivisione. Unisciti al gruppo Discord e Telegram. Iscriviti, attiva le notifiche, fai la sub. E adesso possiamo cominciare. Ciao amici, sono Ermedigo. Io non mi muovo più da qui. Madeun. Ragazzi, guardate quanto le natiche spalancate in questo momento. Dov'è Lemmy, ragazzi? Dov'è Lemmy? Non ho... È defunta? E Kiro, sì, l'ho visto col coltello che inseguiva Cosino. In mezzo a noi c'è un impostore. Ragazzi, finalmente posso prendere a fucilate i signori che vendono la morte ai nostri ragazzi. Ah, ma lei è il grandissimo, è proprio lei, Brumotti. Esatto. Oh, ma che piacere averla con me. Fa piacere anche a me. Ragazzi, qui c'è qualcuno che vende la morte ai nostri giovani. Allora, no, però se vuole posso cacarle davanti, ecco. Oh, yes, che vai. Che puzza, Stefano, dai. Tecnicamente ci si può drogare anche con la merda. Ti tengo d'occhio. Buongiorno. Voi vendete la droga ai nostri giovani? Confesso. Ho usato incredibile Discord di Davide Giovanni per coordinare l'invasione di Taiwan. È vero, no. È vero. Adesso... Quella è una pistola, signor Davide Giovanni. Sì, esatto, è il mio pistolino. Molto... Quindi qui dentro non c'è nessuno che vende la morte ai nostri giovani? No, amici di Striscia, allora passiamo al prossimo pisello. Trallallero, trallalla. Sono Brumotti, sono Dio. Ragazzi, guardate qui Brumotti sulla sua bici. Voi avete visto il signor Cellofan? Devo chiedergli se anche lui vende la droga ai nostri giovani. Ammazza il maiale! No! Via dalla mia bici! Via dalla mia bici! No! No! No, il mio maialino! No, la mia bici! Aiuto! Aiuto! Un venditore di droga! Ha ucciso il mio maiale! La mia bici! No! 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 Vabbè, mi sono cacato lo sgranghia puzzo. Qualcuno qui vende la droga ai nostri giovani messinesi? No, non vendiamo nulla noi. Lui ha rotto il mio maiale! Ha ucciso la mia bici! Detective! No! Ecco, così impara a vendere la droga ai nostri giovani, a rompere la bici di Brumotti. Era necessario. Ma invece sì. La mia bici, eccola qui di nuovo. Ciao, tu vendi la droga ai nostri giovani per caso? Guardi, io stavo facendo un'inchiesta, delle dichiarazioni da rilasciare alla nostra rassegna stampa. Cioè, no, ci vuole dire qualcosa? Ho appena ucciso Kieran che mi ha rotto il maiale, ma per questo nient'altro. Il signore dichiara di aver perso un maiale e di dare la colpa a tale Mir. Ho detto perso, Kieran, cioè l'ha spasciato davanti ai miei occhi. Non è che l'ho perso, l'avrei ritrovato. Ma lei mi vuole sposare? Le do l'anello di fidanzamento. Ah, un anello di cipolle, buono. E hanno spiegato che questo coso praticamente, se non stiamo attenti, fa boom boom e esplode tutto. Sì, è vero. Volevo capire come far saltare in aria Messina, ma non ci riesco. Non lo so. Vabbè, e per spegnerlo così, in teoria bisogna tipo fare così, pim pum, e qua c'è un bottone per sistemare tutto. Lei non sta cercando di portarmi in prigione per farmi fuori lì? No, c'è un'uscita qua sotto, c'è una scala comoda. Non mi fido. Allora, ragazzi, qui aspetta. Persone non stanno morendo. Io necessito più violenza. Allora, scriviamo più violenza sull'ordine del giorno, ragazzi. Ah, no, ma non con... Reattore instabile, no. Corriamo. Aiuto. No. No. Ma Brumotti, ci penso io. Vai, Davide. Dove è andata Lemmy? Come funziona? Di qua, di qua. Andiamo. Sistemate, ragazzi. Grandi. Brumotti ha salvato la situa anche oggi. Simone, cos'hai da dichiarare? Io dichiaro che ho una palla destra particolarmente sazia. Neon ha provato a buttarmi fuori. Quando ha analizzato che non ci sia droga là dentro, lui ha approfittato per tirarmi di sotto. Comunque vi spiego una cosa. Io non posso essere, sono un medico. Perché è donna. Signor Brumotti, per favore, la smetta di cercare la droga dove non c'è. Lei che l'ha sniffata tutta. Io sono sicuro che ci sia qualche mercante di morte. Allora, ragazzi, qui c'è Velen che veramente caga nel puzzo. Ma ha provato a buttarmi di sotto. Cellofi è sparito, ragazzi. È vero, Cellofi. E Watsune anche. Ragazzi, Watsune è sparito nell'iperspazio. Watsune era con Cellofi, eh? È vero. Avevo visto con Cellofi, chi era al terzo? Io l'ultima volta che ho visto
Watson era nei tunnel con me. Votiamo per Velen, cioè, è sospetto. No, madonna, votatelo. Quindi abbiamo vinto. No, perché non era lui a quanto pare. Aspetta, ragazzi, giù dal tavolo un attimo, tutti quanti. Votazioni. Chi vuole buttare fuori Demon salga sul tavolo. Ok, chi vuole buttare fuori Massi salga sul tavolo. Tre. Vabbè, allora, Massi fuori. La maggioranza prevalso. No, è invisibile. C'è l'assassino. Massi è l'assassino. Poliziotto, lo uccida, signor Brumotti. Ho finito i proiettili. È sceso giù di qua, vieni qua. Ma non scendo giù nel buio dove c'è massacra. È qua dietro, qua dietro. C'è un impostore. Giovani, non scegliete la droga. Fate il gioco del tappeto elastico. Boing, 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 boing. Va bene, Davide, non sei Brumotti questo giro. Ragazzi, c'è Kirom che ha aggredito Brumotti. Secondo me vende droga. Chi è Brumotti? Io. C'è Kirom che vende la droga ai giovani messinesi. Questa è la stanza del sessone. Stanza del... si va a letto. Dai, vieni con me a letto. Accoppiamoci sul letto. No! Allora, ero andato nella stanza, si va a letto e ho trovato il corpo di Brumotti, Davidons. Brumotti, No! Ragazzi, Brumotti può vendere la droga ai nostri amici, sono il medico. Mannaggia. Non la vogliamo, su via. No, Coccodrillo, lei ha un appuntamento fisso a questa... La prima cosa da fare è importante. Io che faccia, ingressa. No, il mio maiale, ha di nuovo ucciso il mio maiale. Brumotti, senza bici, non ha senso. Uccidiamolo. Lui dà la droga ai nostri bambini. Stupido veronese. No, chi è smungolato nel punzong? Ragazzi, sì, perdonatemi, ma questa emergenza mi sembra troppo improvvisata. È troppo presto per trovare qualcuno. Ragazzi, c'è un'emergenza. Questa no, questa qui no. Ok, adesso parliamo. C'è un'emergenza, mi sono cacato addosso. Nino. C'è l'ambulanza di Brumotti. Nino. Conoscete qualcuno che vende la droga ai nostri giovani? Ma non era lei che la vendeva, signora? No. Non si può dire droga. Ma no, ma non scherziamo. Non si può dire neanche Cosenza se per questo. Nino. Qualcuno ha fatto partire il reattore. Chi è il figlio di Troia? Eccolo. È lì, qualcuno invisibile. Seguiamolo. Andiamo. No, andiamo. E ce lo fa. Godo. Brumotti ha risolto la giornata anche oggi. Lemmy, ma te vendi la droga ai nostri giovani? Buongiorno, signor villager. Lei per caso vende la droga ai nostri giovani? No? Davide, che fa? No! Lui no, vende è la amico. Droga ai nostri giovani. No, ma come? È della sua stessa razza. Che cosa fa? Salve. Lei vende la droga ai nostri giovani? No, giuro. Allora, levati dal cazzo, non mi interessa. Okay. No, qualcuno lo si è cagato addosso. Chi è? Forza. Allora, ero in cucina. Mm-hmm. E questo bastardo di un coccodrillo verde ha accoltellato il ragazzo con la felpa blu. È morto, non c'è più, se vedete. Il coccodrillo con le sue fauci affilate ha venduto la droga ai nostri giovani. No. Ho bisogno di protezione, sono un testimone. Ho bisogno di una protezione per i testimoni. Farò strage anche se... Ciao! Ciao! Spavento! Stavo controllando la muffa sul soffitto. Ti va a letto? Chi vuole andare a letto? Andiamo. Tu hai sentito qualcosa per caso? Che ti dà molto fastidio non so cosa. Non vendere, non fare il mercante di morte ai nostri giovani. Esatto, e quindi volevo diventarlo. Porca troia, ho perso il tasto S della tastiera. Oddio. E voi devi assaccagliarti! No! Mi stai uccidendo. No, aiuto. Aiuto. Non posso essere un assassino perché lo uccido già quello che lo decido io. Basta. Aiuto. Il giuro del calamaro mi ha aggredito. Ok, grande. Non ho fatto nulla io. Cosa li ha visto fare? Si fermi. Non si ferma. È un finto. Aggreditelo. No, lei mi ha picchiato con la spatola e basta. Lui stava lì appunto a penzoloni sulla muffa, l'ho visto. Questo lo confermo. E intanto mi fa
quanto mi fa. Ah, guarda, adesso è visto che è passato Watson, adesso vado. Non è vero. Sì, sì, cazzo. Io non mi fido. Non mi sembra un po' sus, devo dire. Mi sembra una grande stronzata. Mi vogliono che mi salga su questo cavolo. Se non sono io, buttate fuori Davide e tutte le persone che stanno con Davide. Va bene. Madonna. Ah, io no, anch'io no, no. No, no, no. No, chi è caduto? E anche oggi Promotti ha sistemato i venditori di droga. Vedi che c'è la polvere sul soffitto. Dobbiamo trovare il venditore di droga. Ma non è solo polvere, è proprio la muffa. No, ma segui uomo verde dai grandi artigli affilati, il naso molto lungo. Sta gente che ce l'ha con me non mi piace. Sono tutti alleati con i venditori di morte. Quindi ragazzi, anche in questo fantastico video abbiamo eliminato i venditori di droga della Sicilia. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare like, commentare e condividerlo con tutti quanti i vostri amici. Vi ricordo, anche se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi, attivare le notifiche e abbonarvi anche a questo fantastico canale YouTube per aiutarmi a aumentare ulteriormente la quantità di prodotti e di content che vi posso portare. Vi ricordo anche, se non l'avete ancora fatto, di passare a tutti i miei social, Telegram, Instagram, TikTok, ma soprattutto il nuovo Discord, il nuovo fantastico server Discord che è aperto da veramente pochissimo, ma che è già ricchissimo di content e di gente che ci entra e ci sta veramente tantissimo per scambiare qualche parola. E tutto ciò, vi ricordo di pregare la betulla e tanti saluti. Ciao!